16. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal GIP su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, nei confronti di elementi di spicco dell'associazione mafiosa denominata 'Ndrangheta, operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed estero, costituita da molte decine di locali, articolate in 3 mandamenti e con organo di vertice detto provincia. L'operazione, denominata Faida dei Boschi, ha portato la sbarra in particolare appartenenti all'articolazione territoriale denominata Cosca Arruga Reuzzi Vallelonga, operante nel comprensorio di Monasterace e nella locale di Caulonia, nonché nei comuni limitrofi di Stilo, Riace e Stignano, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, detenzione di armi da fuoco, omicidi, tentati omicidi e intestazione fittizia di beni ed altro. Alcuni indagati sono infatti ritenuti responsabili di aver programmato in concorso tra di loro e dato esecuzione con ruoli diversi all'omicidio commesso nel comune di Riace in data 27/9/2009 ai danni di Damiano Vallelunga, classe 57, pregiudicato per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione e rapina e ritenuto il capo dell'omonima 'ndrina, detta anche dei Vipperari, operante nel comprensorio di Serra San Bruno, nonché ad alcuni tentati omicidi, tra i quali quello commesso nel comune di Monasterace, in data 19/6/2010, nei confronti di Cavallaro Enzo. L'attività investigativa ha permesso di registrare l'insorgenza improvvisa, a partire dalla seconda metà dell'anno 2009, di un'escalation di eventi sanguinosi particolarmente allarmanti, che ha trovato il suo momento iniziale nel citato omicidio di Vallelunga Damiano, segnalando con un seguito di altri delitti consimili l'insorgenza di contrasti violenti nell'ambito della criminalità organizzata, collocata a cavallo tra le province di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catanzaro. Questi arresti hanno permesso anche di portare alla luce l'esigenza di riassetto degli equilibri sponsorizzati da personalità criminali allarmanti per il loro trascorso giudiziario, quali Cosimo Giuseppe Leuzzi, Vincenzo Gallace e dal defunto Andrea Arruga, tutti ritenuti ai vertici delle omonime 'ndrine attive in queste province.